Finché funziona tutto vai alla grande, ma che succede quando accade l'imprevisto? Amici, ma soprattutto amiche di SFOLIGE e sono Claude, a casa funziona sempre tutto, ma può capitare live di avere qualche problemino o addirittura di buttare la serata intera e lì sono guai seri anche per il proseguo del nostro cammino. Che succede quando accade qualcosa di inaspettato e soprattutto come andare a risolverlo o prevenirlo? Andiamo a vedere. Imprevisti maledetti, imprevisti che capitano sempre nel momento sbagliato, altrimenti non si chiamerebbero imprevisti e ci mettono in difficoltà seria. Ma in realtà molti di questi possono essere, non dico previsti, ma arginati con una politica di accortezza maggiore ed un po' più di dedizione al nostro lavoro barra hobby come per molti fare serate è riempire la chiavetta zeppe di roba, soprattutto con le ultime uscite o il computer e andare a mixare senza starsi a preoccupare troppo, ma questa abitudine alla fine non nasce neanche dalla non voglia, ma dalla bella spensieratezza, sì, perché spesso fare il DJ è visto proprio come uno sfogo per molti che fanno altri lavori ed è un po' come andare a giocare a calcetto. E se ti scordi l'asciugamano, il bagno schiuma, le ciabatte fa niente normale che chi lo fa di lavoro si preoccupi molto ma molto di più e si preoccupi di tutto infatti quando va a mettere musica spesso è meticoloso maniacale nel controllare tutto almeno mi auguro ma se vuoi far bella figura ed evitare imprevisti non graditi è Meglio perdere 5 minuti che la serata intera o il nome addirittura. Lo ribadisco da sempre nei miei corsi della SOS4DJ Academy, corsi, lezioni, consulenze private, one to one, live in video direttamente con me, senza nessun video registrato, nessuna terza persona. Ognuno di voi è particolare e, come tale, bisogna affrontare il proprio percorso musicale, creativo e tecnico. Potete contattarci sul sito ufficiale corsidjproducer.com o sulle nostre pagine social. Privatamente solo per chi vuole info o prendere appuntamenti. Per tutto il resto, lasciate pure le vostre domande nei commenti del video del canale. Anyway, che cosa ci può capitare mai durante la serata? Beh, di ogni. I più classici sono gli imprevisti tecnici derivanti dal nostro materiale con cui lavoriamo o che troviamo nel locale. Ovvero la cuffia non va, il microfono non si accende, non esce niente. Un cavo di collegamento Problemi tra computer e controller, la chiavetta si impunta o non esce l'audio, l'audio esce male fino al computer che va in palla o si spegne, il mixer pure che si può spegnere, eccetera, eccetera. Come detto, di solito va tutto bene e questo non lo auguriamo neanche al nostro peggior nemico, ma sono convinto che alcuni di voi ci saranno passati sicuramente da questi traumi. A proposito, potete lasciarceli qua sotto nei commenti. Come risolvere? Ovviamente la prevenzione è la migliore della difesa. Per quel che riguarda la cuffia, basta una di scorta portarsela dietro, ma non una gran cuffia, anche semplicemente un auricolare giusto per portare a casa la serata. Idem per il microfono, che alle brutte si può ovviare inserendo la cuffia nell'ingresso microfonico e parlando da lì. Non lo sapevate? Eh? Chi lo scopre per la prima volta rimane sempre stupito. Certo, l'audio non sarà dei migliori. I cavi, sempre un check prima e toccare e vedere se fanno bene il contatto left-right, perché alle volte può andare un canale solo, quando si vanno a mettere due o più tracce insieme si sente la mancanza di questo canale e poi viene sbilanciato ovviamente tutto da una parte. Ma cavetti RCA, 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 mini jack, jack to jack, XLR con jack, insomma... I collegamenti classici per i DJ, portatevi sempre dietro la famosa borsina con la roba di scorta. Idem per i cavi USB che vanno al computer dei vostri controller o dei lettori, i classici cavi da stampante. A volte sono semplicemente usurati o come spesso capita smettono, semplicemente da un momento all'altro di funzionare. Per le chiavette o gli hard disk è sempre bene fare un backup e avere una doppia chiavetta, una di backup, dietro, aggiornata, non... A cinque anni fa ma poco quindi fate questo lavoro molto spesso se l'audio esce male probabilmente hai sbagliato qualche collegamento o sei in distorsione piena può essere almeno questo è risolvibile il computer spento o in palla e qui è già più grossina controllate anzitutto se il caricabatterie è ben collegato ma non solo al computer anche alla rete o magari se quella presa dove è attaccato è guasta e non eroga corrente cambiate proprio presa addirittura anche la ciabatta in terra o dove siete collegati se impalla e non si accende ovviamente dobbiamo provare a riavviare ma in quel tempo dobbiamo avere come scorta un muletto audio c'è chi usa un altro computer c'è chi usa un tablet ci cioè ha chiusa anche uno smartphone, semplicemente con musica all'interno per portarla a casa decorosamente, magari con dentro una playlist, già più o meno del genere che sapete che andate a fare, la mettete sul cellulare e datela via sperando che sia solo un guasto temporaneo e poi vi ricollegate al computer però in qualche modo andate avanti se il mixer si spegne controllate l'alimentazione che sia ben collegato come detto sopra molto spesso con questi accorgimenti se il danno non è grave si riesce a risolvere in tempi brevi senza andare nel panico ed è proprio per questo che faccio questo video perché magari uno sentendolo dire quando arriva e gli capita si ricorda di queste robe e Magari agisce di conseguenza. Ed anche per questo che c'è il video, la valigia del DJ, guardati pure questo video, dove questa valigia ovviamente deve essere ben equipaggiata. Come dicevo, con i cavetti e con tutto il materiale di scorta che può servire. A volte capita che non dipende dalla nostra attrezzatura, ovvero guasti tecnici derivanti da problemi del locale stesso. O esterni come la mancanza di corrente o l'interruzione, e di questo passo potrebbe diventare un problema per i prossimi mesi. E lì si gioca di esperienza. O sei bravo a comunicare, ad intrattenere, sei un po' animatore dalla console. Se non va il microfono in qualche modo te la giochi, altrimenti ci si può far poco. Così come nei guasti dall'impianto del locale, se non siete tecnici specializzati, evitate di fare gli eroi che potreste peggiorare la situazione, e allora, dalla parte della ragione, potreste andare al torto. Ma oltre a questi tecnici ci sono gli imprevisti logistici, chiamiamolo così: il leggendario tipo con il cocktail in mano, che barcolla e si avvicina all'attrezzatura. Prevenire come vi accorgete il bicchiere, fatelo posare distante alla console e dai qua elettrici. In disco, con le vibrazioni, le luci basse, il danno accade in un attimo. Oppure fate proprio una barriera di fronte a voi intorno se la situazione è a rischio, perché io ho parlato di locale, ma vedi negli eventi privati, nei matrimoni, nelle feste di compleanno, dove succede di tutto: non solo il cocktail, ma anche gli spruzzi d'acqua, i gavettoni in spiaggia, la sabbia, il vento, ma anche le bottiglie dei fenomeni che sciabolano e spruzzano come fossero al Gran Premio di Monte. Carlo la boccia dell'Eurospin comprata in 15 che si berrà chiaramente tutto il divano e gli obiettivi delle camere degli smartphone insomma l'attrezzatura va preservata anche scegliendo la postazione migliore per la vostra console se potete e se siete dei DJ mobili oppure se la console quella è cercando di mettere a riparo in qualche modo le cose più sensibili con materiale che vi portate o voi da casa o che trovate sul posto gli agenti atmosferici già detto per l'interruzione di corrente dovuta a temporali e a brutte serate ma anche le piogge improvvise perché mix all'aperto si sa adesso con i cambiamenti climatici accade sempre più spesso o la condensa per gli ambienti chiusi tutte cause o con cause di problemi. Per le serate poi ci sono veramente postazioni da incubo ci ho fatto anche un video sulle peggiori postazioni per i dj che già lì siete a rischio quando iniziate quindi cercate sempre anche lì di dibattere su dove dovete andare a suonare non è che potete suonare in cucina vicino al fritto o potete suonare in condizioni disastrate perché poi su può succedere di tutto e la colpa è vostra si sa che in questi casi il DJ ci rimette in prima persona ed è il principale indiziato e colpevole, anche se magari non è colpa sua, come in questi ultimi casi. Anyway, noi cerchiamo di fare il nostro meglio e fare attenzione a prevenire questi imprevisti. Per il resto ci adattiamo e cerchiamo di fare del nostro meglio in base alla situazione. Poi ci sono imprevisti non tecnici dovuti all'andamento della serata, ma di questo ne abbiamo già parlato in questo video. Con i 10 errori e cause per un DJ7 quando va male, molto, molto interessante. Andatevelo a vedere. E voi in quali imprevisti siete incappati? E come ne siete usciti? Raccontatecelo qua sotto nei commenti tutte le vostre esperienze positive e negative, così da aiutare anche altri colleghi se dovessero avere in futuro lo stesso guaio, così saranno contenti di capire come se ne esce. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare tutto online con l'Istituto Scritto contattandomi nella sezione contact, compilando il forum oppure tramite le nostre pagine social, perché sono indicati i corsi, lezioni e consulenze per chi inizia da zero, per chi è già bravo e per chi vuole migliorarsi e raggiungere il livello professionista. Consulenze su tutto il materiale hardware, software e tutto il discorso burocratico per quel che riguarda il DJ e il DJ Producer. Oltre a Facebook e Instagram c'è la nostra community Telegram, se vuoi puoi iscriverti. Notifiche silenziose, chat interna, tutto gratis. YouTube, il nostro canale. Se vuoi, puoi iscriverti o abbonarti. Vai a vedere il video che ho creato per la tua corsia preferenziale sul canale. Un sacchissimo di video, veramente tantissimi, dedicati tutti al mondo del DJ, della DJ's life e divisi anche in playlist per i vari software per suonare in regola, per il live streaming e per software di produzione musicale. Inoltre, il nostro negozio, il merchandising ufficiale di SOS4DJ con la linea. Anyway, la linea SOS4DJ, i Playboy e like, suono solo quello che mi piace. Vatti a vedere tutto quello che è in vendita. Puoi attivare la campanella se vuoi essere informato tempestivamente su tutto ciò che accade sul canale. Ma puoi anche mettere un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo possa essere loro utile. Ci vuoi aiutare? Lo puoi fare tramite il tasto super grazie qua sotto oppure tramite sostieni SOS4DJ. Gli imprevisti accadono e come vi auguro di no, però è sempre meglio farsi trovare preparati, reattivi su tutto ciò che può accadere e risolvere tempestivamente la situazione in maniera positiva. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti su tutto ciò che vi è accaduto così ne parliamo insieme. Da parte di Esso dj e Claude, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una meravigliosa giornata, ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere e darvi sempre contenuti di qualità, di verità e soprattutto gratis tutto per il vostro mondo preferito. Ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.